vedi del miracolo. Se sapevi se arriva l'acqua è tutto del botto. Mio marito è stato lucido di prendere la chiave di quelli di sopra, ci siamo rifugiati in mansarda, ma vedevamo il mare intorno alla casa. La paura è stata tanta, abbiamo perso tutto, 3 macchine. No, guardi, la prego. Ma penso tutto. Non ci può raccontare. Per basta. Assolutamente sì. E poi senza aiuti e senza niente. Da ieri che non abbiamo luce e acqua, niente, niente, niente. Lei ha lasciato casa così? No, così, gli pare bene? Basta, non si parla più. Ci vuole l'aiuto di chi ci deve assistere un po', di nient'altro. Ma dal fiume è venuto giù tutto? Dal fiume, una tromba d'acqua, ma che ne so quello che è capitato, che so che in un certo momento non c'era più niente, più niente. Eh? A che ora è successo? Non lo so, per le 5:30, le 6. Del pomeriggio? Del pomeriggio. Per quanto tempo è durato? Guarda che disastro. È durato fino ancora durato. Le 8, le 9, le 10. Prima la prima ondata, poi la seconda. Disastro. Ma c'è tanta gente qui che è rimasta fuori casa. No, la gente sì, ce n'è stata un po', qua, guarda, è arrivata là. Un po' di gente si è rimasta fuori casa. Lasciamo perdere. Guarda che si è tappato, guarda. Questo sei i lavori che guarda che si è tappato, guarda. Questo si è tappato, che ha fatto il disastro. Vedi? Ha tappato il ponte, che ha fatto il disastro. A Monni pulisero di fiume. Guarda. Questo si è tappato, ha fatto il disastro. Io dico, ha fatto il disastro, io ho 3 macchine, non ce ne più nessuno. La cassa mi ha staccato il cartongesso, va, vedi? Ma qui fanno lavori di manutenzione per il fiume? Ma che è una vita che non fanno più niente. L'acqua è arrivata fino a qui? È arrivata fino lassù. C'ho 2 macchine fuori, una era anche nuova, portata via tutto.